Quindi Opinion Leader è il programma che ci vuole. Incontriamo Stefano Accorsi a Palermo per la presentazione del suo nuovo film, L'amore ritrovato. A cosa attribuisci il successo di Stefano Accorsi? Non so, l'emozione penso che metto nei personaggi che faccio. Cerco sempre di non metterli in scena in modo esteriore, ma di cercare sempre di dare un'emozione intima, profonda. Penso che sia quello, da quello che sento. Ti definiscono il nuovo Marcello Mastroianni, una bella responsabilità. Io declino questa cosa, che mi fa piacere, prendo come un complimento, ma il povero Mastroianni si è sentito abbinare a 100.000 attori, quindi mi sembra una definizione un po' di comodo. Cosa spinge molti attori a cimentarsi anche come registi? Ma forse che dopo un po' capita che in certi film si comincia a sentire il limite di potersi esprimere solo con il proprio corpo, con la propria faccia, con la propria voce, si comincia a sentire il bisogno di mettere in piedi un mondo, magari dentro il quale non ci si muoverà nemmeno come attori, però come dire, beh, adesso questa cosa voglio controllarla io dall'inizio alla fine. Proviamo a fare una radiografia del nuovo cinema italiano. È da qualche anno che ci sono film che non sono più solo le commedie di Natale, che incontrano il pubblico in sala, per fortuna, e un sacco di nuovi attori che escono, autori che vincono, che hanno vinto sezioni importanti di Cannes, di recente il Festival di Locarno. Quindi penso che sia un momento molto, molto positivo. Qual è il film che ti piacerebbe rivedere anche tra 20 anni? La Dolce Vita, veramente, questo sembra fatto apposta, ma La Dolce Vita. Qual è il regista di oggi o del passato con cui vorresti lavorare? Ma guarda, ce ne sono tanti dell'oggi con i quali vorrei lavorare e tanti anche che non conosco ancora. Io per tante volte ho detto che mi piacerebbe lavorare con quello, con quello. Alla fine la cosa più importante è restare aperti alle proposte e anche agli incontri. Alle volte proprio il regista che non si conosce diventa, dopo averlo conosciuto, il regista con il quale si vuole lavorare. Cosa mi fa incazzare? Mi fa incazzare tanto gli intellettualismi. Gli intellettualismi, quando la gente non fa le cose di pancia, quando la gente segue il filone culturale, politico, di destra, di sinistra, si fa perché si deve, questo mi dà un fastidio enorme, perché poi, essendocene tanta di gente che fa così, si creano un po' dei gruppetti protettivi. La più grande bugia che ho raccontato, non so, posso raccontare un aneddoto spiritoso, che non è una bugia, però è sempre legato a questo mestiere. Una volta ero alle elementari, avevo comprato una capsula per fare il sangue finto, e volevo fare uno scherzo così, me la sono messa in bocca e a un certo punto ha cominciato a uscire questo sangue. Si sono talmente tutti tanto spaventati che non ho mai più avuto il coraggio di dire che era una capsula. Insomma, mi sono inventato non so qualunque cosa, non mi ricordo che avevo sbattuto, qualunque cosa, ho fatto finta di svenire. A quel punto ho esagerato. E cosa guardi in televisione, che rapporto hai con la TV? Visto che comunque hai fatto quasi sempre cinema. Ma guarda, la televisione io faccio così, la tengo spenta. E mi specchio nella televisione, quindi guardo me stesso. Quale poster appenderesti nella tua stanza? Quale poster? Sì. Allora, guarda, Brando sicuramente ci starebbe. Com'è oggi quest'Italia? Mi sembra che stia cominciando a tornare una speranza, non so, nel futuro, in una gestione migliore. Vorresti mai urlare? Ma urlare forte. Forte. Sì. Sì, alle volte sì, ma alle volte lo faccio, alle volte mi capita di urlare. Poi nei film ogni tanto mi capita di urlare tanto, quindi mi basta per qualche mese, diciamo. Ti sei mai fatto uno spinello? Sì. Hai rimpianti? No. In un altro momento della mia vita forse avrei detto sì, invece proprio no, sono contento. Penso che sono arrivato alla conclusione che la cosa bella della vita è proprio che ognuno vive la sua. L'importante è evolversi, andare avanti, insomma. Rifarei tutto quello che ho fatto allo stesso identico modo, se no non sarei arrivato qua. Un bolognese che vive a Parigi, ne parliamo? Guarda, il dialetto bolognese e il francese sono molto simili. Il clima praticamente è quello, Parigi è un po' più grande, insomma, diciamo, ecco. Sei innamorato? Sì. Entriamo per un attimo nel privato. Ci parli del tuo primo incontro con Letizia Castà? Un incontro pieno di Letizia. Nient'altro. Più di questo. Di tutte le belle passate.